C'è una richiesta di rinvio, di sospensione, prego. Allora, Presidente Rosato, io non so quanto tempo l'Italia dovrà perdere dietro questa maggioranza che sta dimostrando i suoi limiti, limiti che Fratelli d'Italia aveva denunciato fin dall'inizio. Forze politiche che non hanno niente in comune tra loro non possono dar vita a un governo che abbia ragionevolmente speranza di condurre questa nazione fuori dalle secche nelle quali ci si trova in genere, ma in questo momento in cui l'inflazione alle stelle, la crisi economica attanaglia le famiglie italiane, c'è una guerra in corso, è inaccettabile l'atteggiamento che stiamo vivendo. Io devo dire con soddisfazione, ho sentito adesso da parte dei banchi, dai banchi della maggioranza protestare rispetto a quello che ha appena annunciato la sottosegretaria Bini, una richiesta di rinvio di un'ora. Ma può avere almeno la dignità di dirci perché? Quali sono questi problemi fantomatici a cui fa riferimento? Possiamo noi parlamentari sapere se sono problemi di famiglia, se sono questioni inerenti a un argomento specifico, se sono divaricazioni di questa maggioranza dovuta a una conflittualità perenne che ormai è sotto gli occhi di tutti? Può usarci, sottosegretario, la cortesia, venendo in quest'Aula, di rispettare il Parlamento italiano che rappresenta questo popolo e spiegarci le ragioni per le quali i lavori del Parlamento italiano sono sospesi? Glielo dico con tutta la cortesia del caso. Ci spieghi quali sono le ragioni. Adesso anche il ministro dei cattivi rapporti con il Parlamento, D'Incà, è qui. Ministro D'Incà, ci usi la cortesia di non disturbare il banco della Presidenza mentre noi proviamo a relazionarci con un governo che mostra i suoi limiti e con una Presidenza invece attenta alle regole di quest'Aula. E io mi rivolgo alla Presidenza. Possiamo chiedere tramite lei al governo di conoscere quali sono i problemi per i quali il Parlamento italiano deve concedere un'altra ora dopo giorni di attesa, dopo tempi dilatati, per conoscere quale sarà il destino della discussione di un decreto che si chiama aiuti, rimpinzato di marchette, ma che comunque ha lo scopo di affrontare alcune questioni che vengono considerate emergenziali. Ce lo spieghi in maniera tale anche noi da poterci esprimere nel merito.